Le due senatrici carraresi del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici e Sara Paglini, insieme al consigliere regionale Giacomo Giannarelli e a due dei tre esponenti del gruppo consiliare di Carrara, hanno effettuato una visita a due scuole simbolo della nostra città, lo Zaccagni e la sede storica del Marconi. In entrambi i casi sono emerse criticità, ma per l'ex edificio del liceo i grillini chiedono addirittura l'intervento della procura. Ancora Cinzia Chiappini. Là, la vecchia che cade a pezzi e quella nuova inaugurata alla fine degli anni 90 inagibile perché non ha norma. Un edificio abbandonato ormai da oltre un anno su cui si sono accaniti vandali e vagabondi che hanno imbrattato le pareti delle aule e acceso fuochi in aula magna, forse per scaldarsi di notte. E questo è il ritratto che la delegazione del Movimento 5 Stelle ha fatto della sede storica del liceo scientifico Marconi in viale 20 settembre allo stadio, tra tondini per il cemento armato non a norma e progetti che potrebbero non corrispondere ai lavori eseguiti, l'ala nuova, secondo i grillini, potrebbe dare del nuovo lavoro alla procura. Le due senatrici Sara Paglini e Laura Bottici, insieme al consigliere regionale Giacomo Giannarelli e a due dei tre componenti del gruppo consiliare, Federico Bonni e Francesco De Pasquale, hanno visitato oggi la sede storica del Marconi e quella dell'ITIS Zaccagna nell'ambito di un tour che, partendo proprio da Carrara, punta ad accendere i riflettori sull'edilizia scolastica. Noi come Movimento 5 Stelle riteniamo che quella dell'edilizia scolastica sia una vera e propria emergenza. Qua dobbiamo destinare i soldi, la priorità delle risorse pubbliche. Ci sono dei soldi, anziché spendere 150 milioni di euro per l'aeroplano di Renzi, dobbiamo spendere soldi per l'edilizia scolastica, per creare delle scuole sicure e a norma. Da qua partiamo perché la situazione è veramente preoccupante. I tecnici della provincia lavorano in situazioni di mancanza di risorse e di mancanza di personale e dobbiamo essere presenti come politica per dare delle risposte concrete. La situazione della sede dello Zaccagni è ovviamente meno grave, essendo la scuola in gran parte agibile, ma anche qui non mancano i problemi. Dalla palazzina, abbandonata agli interventi di piccola manutenzione, secondo il Movimento 5 Stelle servono interventi urgenti da finanziare, perché no, con il contributo dei privati o attraverso forme di crowdfunding.